Salve a tutti amici YouTube, bentornati in questo nuovo video finalmente, dopo diverso tempo. Già da più di una settimana è uscito, diciamo, lo spoiler del Fire 2017 che conclude quello di cui i capitoli di cui parleremo oggi, che sono dal 2013 fino al 2017, appunto, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Ho voluto aspettare che uscisse in italiano perché, essendo molto importante, volevo capire bene, insomma, soprattutto il 2017, volevo capire bene che cosa succedesse alla fine. Allora, si apre con il file 1013, con una serie di omicidi che avvengono in ambiente poliziesco, che riguardano il codice della strada. Infatti vengono trovate morte due ragazze che fanno parte della stessa sezione di Yumi e di Naeko. E Naeko, insieme a queste altre due poliziotte, sono andate al karaoke il giorno prima e vengono trovate appunto morte e sembrano indicare alla fine. Come, cioè, sembrano lasciare un messaggio, lasciano delle cifre e sembrano indicare qualcosa. Una viene trovata morta in un parco e l'altra invece cade dal balcone di casa sua. E dopo diverse indagini, ora non vi voglio anticipare niente, comunque si scopre che il messaggio che viene indicato è legato al segnale di divieto di sosta. Quindi è tutto un delitto, un omicidio che avviene, tutti e due omicidi che avvengono proprio nell'ambito del codice della strada. E alla fine si riesce a restringere il campo dei sospetti a tre persone, di cui queste tre persone che sono state fermate, tutte e tre dalla polizia stradale, perché hanno commesso diverse infrazioni. Però quello che importa, diciamo, sono fondamentalmente due cose. Allora, la prima che quando Yumi viene nel file 1016, mi pare, viene quasi assalita da alcuni teppisti, interviene Subaru Okiyabaya Suishakai che la difende perché ha ricevuto l'ordine, cioè l'ordine, consiglio da suo fratello, che è Shukichi Haneda, appunto, appunto di difenderla, insomma, ecco. Ma la cosa più importante avviene alla fine del file 1017. Adesso vi leggo esattamente se riesco a trovarlo. Se riesco a trovarlo, appunto, che cosa dice. Allora, viene risolto il caso e risolvendo il caso anche finalmente Chiba capisce che la sua amica dell'infanzia, quella che gli aveva detto di non infrangere mai il codice della strada, è proprio una Eco. Ma, quindi c'è diciamo un colpo di scena in questo senso, ma alla fine si vede proprio nell'ultima pagina, si vede Amuro davanti al caffè Poirot. Che sta parlando al telefono e dice: sì, come da istruzione ho passato a quel ragazzo tutte le informazioni in mio possesso. Beh, pare che non siano servite a molto nella risoluzione del caso. Il diavolo si nasconde nei dettagli e non c'è niente di più importante che... Anzi, aspettate un secondo. Prima, ovviamente il Kuroda, il sovrintendente di polizia Kuroda, essendo chiaramente facendo parte della polizia, interviene attivamente nella risoluzione del caso. E quando... Ah, se sentite dei rumori, lasciate perdere, per favore. E interviene attivamente nella risoluzione del caso e quando, nel momento in cui sta indagando, ottiene, capisce da Shiba che il colpevole viene arrestato grazie a delle deduzioni di Conan. E Kuroda afferma: beh, cos'altro aspettarsi? È una frase che aveva già detto precedentemente. Comunque, cosa aspettarsi dalla mente che si cela dietro le deduzioni di Kogoro il dormiente? Quindi, questo fa capire che Kuroda conosce l'identità di Conan, perché altrimenti, o quantomeno
Può anche non conoscerla, mettiamo pure caso, secondo me sì, ma anche se non la conoscesse, sa comunque che è un ragazzo fuori, è un bambino fuori dal comune. E alla fine, appunto, c'è Amuro che parla vicino davanti al caffè, e dice: sì, come da istruzioni, ho passato a quel ragazzo tutte le informazioni in mio possesso. Beh, pare che non siano servite molto nella risoluzione del caso. Il diavolo si nasconde nei dettagli, non c'è niente di più importante che spegnere focolai inutili prima che possano causare problemi. E dall'altro capo del telefono una persona risponde: a proposito, riguardo quella cosa, come sta andando? E Amuro dice: ancora niente. Dice ancora nulla. Ancora nulla, e dietro Amuro si vedono i genitori di Conan e Akai. Quindi questo vuol dire che quello di cui sta parlando la persona all'altro capo del telefono, l'altra cosa a cui si riferisce sono appunto Yusaku Kudo, Yukiko e Akai. E Amuro quindi dice ancora nulla, e la persona all'altro capo dice: non dimenticare di fare rapporto, Barbon. E la persona all'altro capo è proprio lui, il sovrintendente Kuroda. Quindi, Kuroda e Room? Probabile, molto probabile. Ma altrettanto probabile che non lo sia. Si aprono due strade qua. E ora spieghiamo meglio. Allora, innanzitutto c'è da dire che il manga andrà in pausa fino al 29 agosto, quindi purtroppo dovremmo stare 50 giorni senza far niente, anche di più volendo, quindi tutta l'estate senza niente. Quindi io, allora, cioè, non dubito che Gosho possa aver fatto una mossa per tenere alta la tensione fino a quel punto. Allora, si aprono due strade, e ora le analizziamo. Da un lato, che appunto, come dice qua, che appunto Room sia sia Kuroda, perché comunque il fatto che chiami Amuro come nome Barbon è indicativo. Tuttavia, e poi quando dice non dimenticare di fare rapporto, quando parla riguardo quella cosa, sta parlando di Akai, Yukiko e Yusaku, che sono le tre persone, le due più che altro, Akai e Yusaku, che cercano di sconfiggere l'organizzazione. Quindi è naturale che Room, in quel caso ammettendo che sia Kuroda, cerchi informazioni su di loro da parte di Barbon. Ma c'è anche un'altra soluzione. C'è anche un'altra soluzione che non può essere scartata, a mio avviso. E quest'altra soluzione sarebbe quella di vedere non in Kuroda Room, ma in Kuroda un alleato in qualche modo di Conan, ovvero in Kuroda magari il capo della polizia segreta di Amuro, quindi il superiore di Amuro. Ma il fatto che lo chiami con un nome, con il nome Barbon, può significare che conosce il suo nome da infiltrato, e che quindi, conoscendo il suo nome da infiltrato, conoscendo il suo nome da infiltrato, appunto, voglia, diciamo, comunicare sia appunto il suo superiore. Ma perché non l'ha chiamato semplicemente Zero e ha utilizzato il nome Barbon? Sicuramente sono due cose molto, sono due ipotesi valide. Sicuramente, per i dati che abbiamo ora, è più probabile dire che Kuroda sia Room rispetto a quelle cose. Però se pensiamo al passato di Gosho, io credo che sia più probabile invece pensare che Kuroda non lo sia. Quindi, in base, ripeto, in base ai dati che abbiamo ora, è più ragionevole pensare che l'abbia chiamato Barbon, perché appunto è il numero due dell'organizzazione e sta indagando su Akai e su Yusaku Kudo. Io comunque quello che credo è che appunto sia un espediente per tenere alta la tensione. Potrebbe essere anche che Kuroda abbia sia il superiore di Amuro e abbiano un piano, diciamo, per andare contro l'organizzazione. E che quindi, in ogni caso, sia che Kuroda sia effettivamente Room, sia che non lo sia,
Il fatto è uno, cioè il fatto è che si sta andando, dopo il 21 agosto, si andrà sicuramente verso a un punto tipo Mystery Train o tipo Misteri in una notte luna piena. Cioè un caso abbastanza rivelatore perché si sono abbastanza delineati quelli che sono i due schieramenti, ecco. E poi c'è un altro fatto, che la gente si chiede come mai, visto che Kuroda conosce benissimo, sale l'identità di Conan, come mai non ha riconosciuto Ai? Probabilmente perché è stato 10 anni in coma. Le cicatrici sono abbastanza, vistose, quindi qualcosa indicano che possa aver avuto un incidente. Quindi le ipotesi sono queste qua due, non ne vedo francamente altre. Ripeto, che credo che sicuramente per i dati che abbiamo ora è più ragionevole pensare che Kuroda sia Rum, che abbia chiamato Barbon, perché effettivamente è il numero due dell'organizzazione e vuole comunicare con lui riguardo al... Vuole comunicare con lui riguardo a appunto alla posizione dell'organizzazione, ma è ragionevole pensare anche che possa essere il superiore di Amuro, e qui quindi possono avere invece in quel momento lì Akai e Yusaku possono essere visti come alleati e quindi hanno chiesto informazioni per elaborare un piano insieme contro l'organizzazione. Però il dubbio è perché non l'ha chiamato semplicemente Zero, ma l'ha chiamato Barbon? Voi da che parte state? Fatemelo sapere, e ripeto, il manga riprenderà il 29 agosto, ma durante l'estate ci sarà comunque qualche video, magari di extra o comunque di spiegazione. Ripeto, commentate, è importante perché sono curioso di sapere cosa ne pensate voi, e iscrivetevi al canale. E mettete mi piace se il video vi è piaciuto, non mi piace se non vi è piaciuto. Ma mi raccomando, commentate, perché sono molto curioso di sapere quali sono le vostre opinioni, se siete da una parte o dall'altra. Grazie a tutti, alla prossima.